Ah, guarda cari amici miei, benvenuti a questa nuova puntata qui su House of Lord. Io sono Lord Kick e questo è Nanescence, che vuol dire nascita. Oh, finalmente vi posso dire in italiano com'è il titolo, magari molti di voi l'hanno capito, io no. Sono dovuto andare a leggermi un po' delle recensioni anche per capire, non mi sono sputtanato il gioco, ma devo dire che è un gioco che o lo ami o lo odi, come alcuni film, come alcune canzoni, insomma. A me sta piacendo tantissimo, mi ripeterò dicendovi ancora una volta, per l'ennesima volta, che mi dispiace non poterlo vivere in prima persona tramite la realtà virtuale, però in questo momento sto rosicando per tutti quelli che hanno l'Oculus Rift o il caschetto di Steam, insomma. Prima di iniziare però, volevo dirvi che ieri ci sarebbe stata la live di XCOM 2. Il problema principale è che non c'era nessuno. Io mi sono collegato più o meno alle 4, 4 e mezza già, perché avevo iniziato a sistemare la cabina di regia e tutta la baradà, e non c'era nessuno. La tristezza più finita, infatti l'ho chiuso subito. Dopo 2 secondi, adesso io non so se avete problemi con le notifiche, perché qualcuno di voi mi ha detto: guarda Lord, che non mi arrivano le notifiche di quando fai le live, non mi arrivano. Allora, partendo dal presupposto che comunque YouTube fa cagare, non il canale ma proprio in sé la piattaforma, nel senso che le notifiche non ho capito perché. Allora, le notifiche erano comode quando avevano collegato gli account su Google Plus, ve lo ricordate, tutta quella cagata di attaccare l'account di Google Plus, unirlo con. Dopodiché l'hanno tolto, l'hanno ridiviso, cioè dei deficienti completi. E quindi forse per questo motivo qua molti di voi adesso non hanno più la possibilità di ricevere le mie notifiche. Allora io vi dico, fate una bella cosa, avete Twitter, avete Facebook, usate i miei social network, iscrivetevi al mio canale Facebook che trovate in descrizione, o a Twitter, che io comunque quando faccio una cosa spambo sempre sugli altri miei social, perché comunque diciamo che è un valore aggiunto, una cosa in più. Quindi iscrivetevi, perché così non vi perderete più una live, saprete soprattutto quando una live c'è, perché mi è sembrato che qualcuno di voi, appunto, non avendo ricevuto la notifica, ha detto: ma la live era oggi, a che ora? Insomma, io di solito sono preciso, scrivo tutto ora, giorno e non sgarro. Se ci sono poi degli imprevisti ve lo faccio comunque sapere, o comunque rimando, sposto. Ecco, iscrivetevi quindi alla mia pagina Facebook e a Twitter. Grazie. E se non avete questi, ragazzi, non so che dire, non so che dirvi. Allora, adesso continuiamo. Qua ci sono due porte. Dove si va di qua? Seguiamo sto corridoio. Ceppona. Vediamo sto corridoio, ma sto corridoio non è che mi porti in grandi luoghi. Cioè io vado giù di qua e. Ah, ok. Ma vaffanculo! Sono caduto! Dal buio più totale. Grande. Mamma mia. Porca puttana, vaffanculo a te e a. Ma puttana vacca. Adesso qua come cazzo è la solfa? Aspettate che.
Non si vede una sega. C'erano le scale qua. Sti cazzi. Sti gran cazzi. Porca puttana. Mamma mia. Ecco qua c'è un salto qua. Mamma mia, la paura di ricadere giù nel baratro. Ma non dovrebbero esserci più, però noi saltiamo sempre comunque. Mamma mia. Dove cazzo siamo? Ok, questo c'è. Quindi noi adesso dobbiamo scendere. Sti gran cazzelli. Mi sa che li facciamo una brutta. Ci facciamo tanto male se cadiamo da lì. Peggio di qua però. Vabbè, banzai! No, non è vero. Quindi siamo andati alla porta di destra, andiamo alla porta di sinistra stavolta. Voilà. Vediamo un po'. Che minchia succede? Ah ok, mi sa che da questa roba qua si cade. Fighissimo! Ragazzi, ma che gioco stupendo. Praticamente questi qua facendo luce e ombra. Forse devo andare a prendere quello lassù. Sì, assolutamente sì. Con la luce e ombra praticamente si rivelano o si... o non si rivelano determinati parti del... infatti, giusto. Determinate parti dell'ambiente. Mamma mia, fighissimo questo gioco, eh. Di qua che cazzo, cioè ci sarà... no, di qua si cade, quindi un cazzo, quindi andiamo su dalla scala. Scalettame. Qua cosa succede? Se io sposto la luce, di là e mi si rivela qua, però di qua. Quindi devo probabilmente andare a prendere questa. Mamma mia. Ma no, è rimasta... Ah, è rimasta... Ah, ok, è rimasta perché c'è una... E di qua? E di qua mi sa che si scende. Qui c'è una scala, ragazzi. Però... Però se salgo... vado giù, infatti. Ah, ma c'era il barbat... Il barbatrucco c'era, ragazzuoli. Allora, vediamo un attimo, siamo tornati qua perché adesso si è mosso qualcosa là, si sta muovendo, vedete che là c'è un... si sta muovendo qualcosa. Ah, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Oh, così non possiamo passare, così sì. Siamo andati. Dove siamo finiti? Sul cornicione, ragazzi. No, così non si può passare. E così sì. E andiamo. E andiamo. E qua c'è l'altra luce. Ah, ok. E quindi... quindi devo andare verso la luce. Porca puttana, m'ha preso lei. Allucinante, dove cazzo siamo adesso? Mamma mia, mamma mia, che gioco. Che cazzo succede?
era giusto. Going down? Cioè, non ho capito. Cos'è? Delle case? No! No, che figata è, ma scusate un attimo. Ma allora, in questa porta qua non bisogna andare. Cioè, io sono un curioso. Ma ragazzi, guardate che architetture, sembra delle colonne. Ma forse inizia a diventare una città poi, non so. Ma che figata, ma... Se poi siete amanti dell'architettura e delle geometrie... Insomma, geometrie razionaliste sembra, cioè... Mamma mia, fighissimo, fighissimo. Questo gioco a me piace una... Una cifra piace, ma proprio tanto tanto, mamma mia ragazzi, che figonata. Qua dovremmo avere due scale, non è vero. No, guardate là! Tutte quelle scalette dove scendono! Ma stai scherzando? Mamma mia! Mamma mia! Cioè dei pazzi scatenati. Cioè, chi ha fatto questo gioco? Ragazzuoli. Così saliamo, ma noi dobbiamo scendere. Going down, going molto down. Piano, piano, che se cadiamo lì facciamo una brutta fine. Aspetta un attimo, vado prima di qua. Mamma mia. C'ho il senso di vertigine, ragazzi. Immaginatevi che non sono con Oculus, non so, cioè in realtà virtuale mi sarei cagato addosso. In realtà virtuale mi sarei cagato addosso. Forse c'è stato un passaggio che non ho ben capito. Sembra di essere all'interno di una fabbrica o in una città, perché la vedo dalle finestre, delle presunte finestre, penso siano. Mamma mia, che figata. Allora, devo fermarmi un piano più in alto. Forse devo fermarmi. No, no, secondo me allora è giusto giù. Ma che bisogna saltare al volo forse su. Mamma mia, per poco non andavo giù. Ah, la paura. Andiamo a vedere che cazzo c'è di qua, scusate, solo per curiosità. E di qua non c'è un bel cazzo, perché la strada finisce. C'ho sempre paura di volare giù, cioè, mamma mia. Cioè vi giuro che io soffro di vertigini. Dipende dove sono. Ma devo dire che... Mamma mia ragazzi, cioè... E sto giocando su uno schermo, è un videogioco, non è la realtà, cazzo. Ah, ah, porca puttana, mi ero visto già giù. Ho detto minchia, piano. Qua i signori hanno chiuso la porta. No. Niente, mi sa. Ma che figata, ragazzi. Ma quanto figo è sto gioco.
piano piano perché mi sto cagando veramente. Non so voi, ma sto... Ah! Ah, aiuto! Sto soffrendo di vertigini, ma una ringhiera non poteva metterla, sti barboni. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Ai, ai, ai. Vi giuro. Come se fossi io al posto di Lucy. Mamma mia. Cioè, paura. Piano, piano, piano. Non facciamo cappellate. Che qua ci facciamo un salto di quel... Mamma mia. Piano, piano, piano. Ah! Scusate, vi giuro, ho... Mi sta mettendo addosso un'ansia. Piano, piano, piano. Che chi va piano va sano e va forse anche un po' più lontano. Allora. Di qua stiamo scendendo negli abissi di questa struttura stranissima, ragazzi. Piano. Piano, mamma mia, mamma mia. Non so se saltare su questo cornicione, ma io continuerei a scendere intanto. E invece mi sa che bisognava proprio salire sul cornice house. Che più di così le scale non vanno giù. Questo rumore metallico. Mamma mia. Cioè, perderli in un ambiente così mi... Ma se fosse stato io, cioè se questo gioco fosse stato la realtà... Io, sinceramente, sarei potuto morire, ma già da mo'. Ah, porca... mamma mia! Mamma mia, la... Paura, ragazzi. E qua non c'è una bella minchia, va bene. Quindi tutta sta strada di merda... Non è servito un cazzo. Ah no, guarda. Guarda, guardali. Ah, mamma. No! Oh, punta! Mamma mia, no! Come cazzo ho fatto a non cadere? Puttana vacca. Madonna, ragazzi, ma... È inconcepibile, inconcepibile. Piano. Piano. Ah, porca puttana. Ciao, e adesso? Forse devo andare... No, non penso che bisogna buttarsi giù. Non è che ho scappellato qualcosa prima. Non è che ho scazzato qualcosa che invece di andare qua giù devo andare lassù. Adesso mi cazzo fai ritornare su. Però è che adesso su non ci si ritorna più su lì, perché vedete che c'era. Però dubito che... Apriamo un attimo. Cioè l'unica secondo me allora a questo punto è buttarsi su ste travi perché non vedo altra... Ah! Ah! Ma no! Ma sono un idiota! L'ho sfolato per 1 millimetro! Sono un cretino! No, non ditemi che devo ripartire da capo. No, dai, per fortuna... Non devo proprio ripartire da capo.
Beh, la faccio un attimo sportiveggiante, come dice quel tale Ale. No, era... Ah no, giusto, ragazzuoli, che pirla, bisogna andare giù qua. Giù qua e qua. Ecco qua e dove ci eravamo lanciati, no. Sti cazzi, e arrivare sull'altro lato come cazzo si fa? Ma siamo pazzi. Io ci provo, ragazzi, se poi muoio. No, è impossibile, è impossibile, è impossibile, è impossibile. Eppure niente, non ce l'ho fatta. Marca puttana. A parte che questi cosi qua mi sa che non portano un cazzo nessuna parte. Perché noi, secondo me, ci dobbiamo proprio. No, ragazzi, no, allora c'è un'altra strada da fare che io non conosco. Niente, ragazzuoli, io direi che ci fermiamo qua perché devo un attimo capire come funziona tutto l'ambaradan. Quindi per questa puntata è tutto, spero che il gameplay vi sia piaciuto. Noi ci rivediamo sempre qui su House of Lore con un nuovo gameplay. Restate come sempre sintonizzati e a wana gana. We'll be right back.